Hi everyone, I'm Chris Gruetz, Executive and Artistic Director at the Annenberg Center. I want to welcome you to a fascinating discussion with our colleagues at the University of Pennsylvania's Italian Studies Department, Ava Soldato and Mauro Calcagno, as well as the incredible theater artist Teatro della Alba, which includes Marco Martinelli and Ermanna Montanari. These theater makers are providing some of the most world-class contemporary interpretations of Dante that is happening today. And we were so excited to witness their production in 2019, where I was personally invited to witness Purgatorio, which was in Ravenna. And I have to tell you, it was just an incredible experience. These are fascinating artists who have a lot to say about Dante and his work, but really are bringing Dante's work to us 700 years after his death through a completely contemporary lens that makes it so relevant to our lives today. We're really thrilled to be hosting the US premiere of Fiele de Amor, Love's Faithful, at the Annenberg Center. And we'll get back to you on when that exactly will happen. In the context of COVID, it's a little bit difficult to pinpoint the exact date, but we will be bringing that production to the Annenberg Center and to Philadelphia. So in today's talk, you'll learn a lot about their work. You'll learn a lot about their relationship with Dante and why Dante is so relevant for us today. So I want to thank you for joining us, and please stick with us. We'll be in touch as soon as we have details about when that production can come to the university. Thank you very much. Sono che vento nell'oscurità. Arrivano dalla nebbia, se ne vanno nelle tenebre. Se le ricchezze aumentano, aumentano anche quelli che le divorano. Pensaci, no? Vita oscura smarrì. Vita oscura smarrì. Vita oscura smarrì. Quell'attimo così amaro, in cui la selva oscura si ripresenta per ingoiarlo. Anche a Dante pare. Il suo poema non sia che paglia, che verrà dispersa nel tempo. So welcome everybody. I'm Mauro Calcagno, the director of the Center for Italian Studies at the University of Pennsylvania. Welcome to a conversation about the theater production Love's Faithful, Fedeli d'Amore.
the American premiere of which will take place at the Annenberg Center here at Penn. We are grateful to Chris Grutz, the artistic and executive director of the Annenberg, and his staff. So Love's Faithful is produced by the distinguished experimental theater company Teatro delle Albe, Theater of the Dawns, dawn as in daybreak, founded in 1983 in Ravenna, Italy. I'm co-hosting this conversation with my colleague, Professor Eva Del Soldato, the graduate chair of Italian Studies program at the University of Pennsylvania. And we are thrilled to have with us the two founders and artistic directors of the Teatro delle Albe. Ermanna Montanari, the extraordinary performer you have just watched in the trailer of Love's Faithful, a production for which she was awarded the prize for Best Actress by the Association Franco Quadri, which is a kind of a Tony Award in Italy. And Marco Martinelli, the playwright and director of Love's Faithful. So their show is devoted to the medieval Italian poet Dante Alighieri, the author of the renowned poem, The Divine Comedy, La Divina Commedia. By hosting Love's Faithful at Penn, we intend to celebrate, in sync with many other institutions around the world, the 700th anniversary of the death of Dante, which occurred in 1321 in Ravenna, the city where the Teatro delle Albe is indeed based. But now, for more on this, I turn to my colleague, Professor Del Soldato. Eva. Thank you, Mauro. It was indeed in the context of the Italian Studies program at Penn that we built our collaboration with the Teatro delle Albe. In February 2019, Ermanna Montanari and Marco Martinelli came to Penn to offer us a preview of Love's Faithful, Fedeli d'Amore, and spend invaluable time with our graduate and undergraduate students. During the following summer, Isabella Spiegel, then a Penn undergraduate and now a Penn alumna, spent about a month in Ravenna collaborating on the production of the Cantiere Dante, the Dante workshop. Isabella joins us today and we'll talk about her experience. Thank you, Isabella. The Dante workshop is a 6-year project during which the Albe has been staging in various places in the city of Ravenna and together with its citizens, the three parts of the Divine Comedy. Inferno, Hell, in summer 2017, Purgatorio, Purgatory, 2 years later, when Isabella joined them, and finally Paradiso in the summer of 2021, when another Penn student will have the same opportunity as Isabella. The special interest that Italian Studies at Penn has for Dante studies is epitomized by the international online journal Biblioteca Dantesca, largely run by our undergraduate students, by our graduate students who are present today at this online event. The Teatro delle Albe has become in these years a precious and unique interlocutor in our activities, and we hope that our conversation will continue well beyond the milestone of the 2021 Dante anniversary that Mauro just mentioned. Just as we try in our courses, in other events, and with Biblioteca Dantesca, to highlight the relevance of Dante and his poem, the projects of the Teatro delle Albe were toward the same objective, by showing Dante as our contemporary. In sharing this mission with the Teatro delle Albe, faculty and students at Penn look forward to enjoying their production of Love's Faithful at the Annenberg. And let me briefly mention the students who join us today on Zoom. They are Beatrice Basile, Juliette Bellacosa, Lourdes Contreras, Tommaso De Robertis, Dion Dresser, Giulio Genovese, Samantha Gillen, Massimiliano Lorenzon, Luna Sarti, Mario Sassi, and Natale Vacalebre. To them, I need to add our valiant interpreter, Dr. Giuseppe Bruno Ciomin. And now, without further ado, I leave the stage, pun intended, to Ermanna Montanari and Marco Martinelli. They will begin by talking to us about their relationship with Dante and about their 6-year project Cantiere Dante, the Dante workshop, of which Love's Faithful can be considered an offshoot. Thank you, Marco. Thank you, Ermanna, for being with us today. Thank you. Thank you. Noi abbiamo tanto grazie per questa bellissima possibilità di legare Ravenna e Filadelfia. E poi Cantiere Dante, noi abbiamo avuto il sogno di mettere in scena la Divina Commedia
quando eravamo due ragazzini, quando frequentavamo lo stesso liceo a Ravenna, Dante Alighieri, appunto, quindi già era nel un destino segnato. E quando abbiamo cominciato, dopo pochi anni, a fare teatro insieme, pur facendo altre cose, cioè pur scrivendo io i testi per la compagnia, pur mettendo in scena Molière o Shakespeare, avevamo sempre l'idea, il sogno di mettere in scena lo smisurato capolavoro di Dante. E quando nel 2016 Ravenna Festival ci ha chiesto di poter fare insieme a loro questa operazione, ci siamo posti il problema come passare dal sogno alla realtà, anche perché la Divina Commedia non è un testo teatrale e quindi va veramente messa in vita, oltre che messa in scena. E la chiave con cui andare a questa messa in scena è stato il pensare a un modello teatrale come la sacra rappresentazione medievale, in cui il popolo non era un semplice spettatore dell'evento teatrale, ma ne era protagonista insieme agli artisti dell'epoca, ovvero insieme ai giullari, insieme ai monaci. Un cortocircuito che secoli dopo un poeta come Vladimir Majakovsky, insieme al suo regista Vsevolod Meyerkold, riprende nella Russia post-rivoluzionaria. Come nel Medioevo si cantava il mito della passione di Cristo, così Majakovsky, con lo stesso procedimento, cioè mettendo il popolo al centro dell'operazione teatrale, canta la vita e l'avvenire della rivoluzione. A quel punto abbiamo fatto una chiamata pubblica a Ravenna e abbiamo detto a tutti i cittadini: volete venire con noi a recitare Dante? Non importa se avete o non avete esperienza teatrale, non veniva richiesta né da Majakovsky né nel Medioevo, ci interessa il vostro essere carne, creature. Ogni essere umano è teatro, è un teatro vivente sul palcoscenico del mondo. Quindi, sperando che arrivassero almeno 200-300 persone, perché se no non avremmo potuto millantare un teatro di massa, e invece ne sono arrivate più di mille cittadini, dai bambini fino ai vecchi di 80-90 anni, sono venuti con noi a recitare Dante. Questa immagine che vedete adesso, ecco, ci dà l'idea proprio dell'inizio del nostro cantiere Dante, perché io e Ermanna in tutta questa avventura eravamo insieme le guide, sia agli spettatori che ai cittadini. Eravamo insieme Virgilio e Beatrice, proprio perché Dante ci insegna che il maschile e il femminile non sono muri rigidi, ma sono un dialogo vivente, e non a caso per salvarsi Dante ha bisogno sia del poeta Virgilio che della grazia di Beatrice. E questo siamo proprio davanti alla tomba di Dante Alighieri, perché Dante è morto nella nostra città 700 anni fa. Devi dire che sì, i cittadini, la chiamata pubblica, i cittadini sono loro Dante, quindi noi siamo le guide della città, dei cittadini e di Dante, quindi loro non sono semplici partecipanti, ma sono proprio il fulcro e il fuoco di questa nostra commedia. Ed è questo quello che in un qualche modo segna l'originalità anche di questa nostra chiamata pubblica, nel senso che è un'esperienza che si fa col proprio corpo, col proprio cammino. E il nostro inferno, il nostro purgatorio sono una processione che parte, sia inferno che purgatorio, dalla tomba di Dante che avete visto prima. E facendo tappe, quindi una processione in vari luoghi santi della città fino ad arrivare al nostro teatro. Questo, ci fermiamo un attimo qui, questo è il teatro in cui noi operiamo, e il teatro in cui noi operiamo è una chiesa, lo vedete bene dalla sua struttura, è una chiesa medievale,
ed è una chiesa di Clarisse. E così ci piace pensare, siccome era già eretta al tempo di Dante, che Dante venisse qui anche a pregare, siccome lui, no, faceva parte del terziario francescano. E noi arrivavamo qui con tutti i cittadini. Quando dico cittadini, parlo del gruppo dei cittadini che è all'interno della commedia e anche contemporaneamente di tutti i cittadini di Ravenna che comunque seguono e sono semplicemente spettatori. Gli spettatori sono pochissimi in realtà, 80, mentre invece i cittadini, quel migliaio di cui parlava Marco, implicati, ecco qui va benissimo, implicati nella nostra commedia sono un migliaio. Qui noi siamo entrati, entriamo, ed è la prima stanza, e la prima stanza, quel Caronte, si è moltiplicato in tutti questi giovani soldati, soprattutto africani, imbraccianti il fucile e tutti ammassati in questa stanza buia, specchiante, tutta nera. Volevi intervenire? No, vai, senti. E allora adesso sarebbe impossibile, e poi qui invece entriamo in un altro luogo, che è il luogo di Paolo e Francesca. Ecco, adesso sarebbe impossibile fare inferno con questa pandemia che ci è venuta addosso, perché una delle cose importanti per noi in inferno, oltre ad avere capovolto il nostro teatro e deciso di farlo lì, nel nostro luogo di lavoro, e quindi anche infernale come luogo di lavoro e luogo di creatività, ma la cosa importante era che tutti i corpi fossero ammassati, prossimi, e siccome veniva fatto in luglio, che ci fosse tanto caldo, quasi come un'aria irrespirabile, in modo da essere il più vicino possibile a un'aria infernale, a un qualche cosa di purulento, a un qualche cosa di non gradevole, e si stava dentro questo luogo per più di 2 ore. Poi c'erano questi slarghi dati da appunto dal video. Questi sono i vari voli di Paolo e Francesca, e vedete a terra ci sono questi adolescenti. Poi noi abbiamo moltiplicato tutte le figure. Paolo e Francesca erano una ventina di adolescenti, tutte coppie, e agli spettatori intorno in cerchio dicevano appunto declamavano i versi di Paolo e Francesca del quinto canto. Di qui ci possiamo anche spostare. Avevamo la musica dal vivo, ecco qui c'è Marco, cambiamo la voce forse più. Sì. Qui vedete sopra i praticabili, da una parte e dall'altra, contrapposti i cori degli avari e dei prodighi. Come abbiamo fatto a recitare ogni sera con 300 persone la Divina Commedia? Non è che ogni singolo cittadino era una singola figura. In realtà avevamo selezionato nella drammaturgia d'Inferno una serie di figure che erano incarnate da dei cori di cittadini. In questo caso, settimo canto dell'Inferno, lo scontro tra avari e prodighi è già in Dante corale. E qui devo dire, i due gruppi li vedete che si stanno solamente affrontando, poi scenderanno giù dove ci sono io in quel momento e cominceranno davvero a picchiarsi letteralmente, a darsi delle grandi botte. Io dovevo fermarli tutte le sere e dire: non fatevi male, va bene il realismo, va bene che ci state credendo, però questi cittadini ravennati, era commovente come sentivano profondamente di incarnare anche la carnalità del... Ecco, questo invece è il Flegetonte. Era un'immagine più da lontano, corpi seminudi immersi nel fiume di sangue bollente. E immaginate che questo teatro era attraversato dagli spettatori in tutti i suoi luoghi, cioè non è che lo spettatore arrivava e si sedeva in platea, camminava come cammina Dante dentro all'inferno. Dante salva la sua anima con i piedi, con le gambe, con la sua carne, la sua creaturalità. E possiamo andare avanti. Ecco, qui invece le arpie che stanno, sono attorno a Pier delle Vigne. Questa era un'immagine, qui è fotografata dal davanti. In realtà gli spettatori la vedevano dall'alto. In un pozzo. Sì, sì. E Pier delle Vigne, il suicida,
che grida la sua pena, ma già le arpie attorno, il coro di splendide cittadine ravennate di ogni età. C'era una signora di 80 anni che gridava tutta la sua rabbia, si vede accumulata in 80 anni di vita, contro il maschile, e lo faceva in maniera splendida. Ermanna aveva fatto un piccolo laboratorio con loro, ma erano veramente furiose come baccanti queste nostre arpie ravennate. Questa invece Vanni Fucci, la situazione dei ladri. Dante dice sembravano serpenti, no? Tutti coinvolti, elettrici, e noi abbiamo pensato a una sorta di manicomio di epilessia, per cui i vari cittadini, qui vedete Melissa, una ragazza ravennate, tutti con la camicia di forza, e in questo caso i cittadini veramente giravano attorno e dentro a questo bianco ospedale. Sì, era come una grandissima installazione, opera, come una cattedrale proprio medievale, con all'interno, ecco questa, la stanza da manicomio, diciamo, no? Come vedete tutti i materassi bianchi intorno. Quindi si passava, non so, dal rosso violento che avete visto prima con le arpie, a un bianco violentissimo. Quindi c'erano tutti questi eccessi e noi conducevamo gli spettatori. Ecco, qui ci possiamo fermare perché sì, è la chiusura. Conducevamo gli spettatori, i quali si sentivano, ed era questo un nostro obiettivo, sempre spaesati, no? Quindi fuori sesto. Questo inferno in realtà mette fuori sesto, come quasi una non possibilità di uscita, mentre invece alla fine ci sarà finalmente l'uscita. E si usciva, si entrava di giorno e si usciva di notte, quindi si passavano parecchie ore all'interno con una musica continua e martellante, per cui era, noi l'abbiamo chiamato il nostro inferno, un bozzolo sonoro. Si usciva tutti intorno a questo gigantesco albero dove avevamo issato questa scala azzurra senza fine, non si vedeva la fine, proprio come viatico per il purgatorio. E ci si trovava tutti qui a rivedere le stelle, e questo è l'inizio del purgatorio, sempre aprendo le porte per respirare appunto tutti l'aria del sepolcro di Dante. Qui con noi, a differenza dell'inferno, iniziando il purgatorio che inizia in una spiaggetta, no? C'è Catone Luticense, che è questo attore che è stato un nostro supporto dall'inizio, ci ha proprio aiutato sia così spiritualmente che economicamente, Gianni Plazzi, e ora è più che ottantenne. Ma lui ha iniziato come bancario in realtà, cioè ha fatto una vita in banca e da bancario ci ha sostenuti sempre. Poi quando è andato in pensione è stato, noi l'avevamo già coinvolto in alcune nostre produzioni teatrali, ma è stato visto anche da Romeo Castellucci. E da allora è anche un attore della Societas Raffaello Sanzio, il volto di Dio, il famoso spettacolo, è proprio lui il padre che continua a girare. E qui era uno splendido Catone. Tre minuti per dire purgatorio. Tre minuti per dire purgatorio. Allora, inferno nel 17, purgatorio nel 19, l'inizio era sempre lo stesso, con il primo canto della cantica e noi che portavamo in giro, andiamo pure avanti, gli spettatori per la città, gli spettatori e i cittadini che lo facevano con noi. Sì, fino ad arrivare a un giardino, perché vai per pure noi avanti, Giuseppe. Il purgatorio, ecco. Via dei Tolomei. Qui era l'ingresso nell'antipurgatorio e c'era un coro di donne che incarnavano questa figura commovente di Via dei Tolomei. Pochi endecasillabi che però rimangono scolpiti nella memoria di tutti noi, una donna che è morta per la violenza del marito. Quindi quanto di più davvero attuale, contemporaneo, cioè mai finito, ecco, la violenza maschile sulla donna, e Dante ce la disegna in maniera esemplare. Qui invece siamo nella classe di Oderisi da Gubbio, da noi trasformato in Joseph Beuys, quindi facendo un cortocircuito tra l'incisore, il miniaturista medievale e il grande artista del Novecento tedesco.
perché il purgatorio l'abbiamo pensato come una scuola. Bisogna rimparare un nuovo linguaggio, il linguaggio dell'amore. Dobbiamo pensarci come in prima elementare, perché è un linguaggio che siamo molto indietro, non siamo all'università, siamo nella prima classe. Imparare l'ABC della solidarietà, del rispetto, della vicinanza. Tra l'altro abbiamo messo tutti i banchi in questo grandissimo giardino, ed è il grande giardino del Teatro Rase. Il Teatro Rase ha questo immenso giardino con grandi alberi, e ora eravamo fuori, mentre il ferro è tutto dentro, questo è tutto fuori. Ma la cosa importante è che adesso la scuola si fa fuori. Noi vediamo tantissimi banchi nei giardini o nelle piazze delle nostre città. Quasi, non so, una veggenza, no? Incredibile. Per noi era un canto all'amore, no? E anche adesso, in un qualche modo, un canto di speranza. Questo. E questo è il canto della Serva Italia. E quindi questa enorme cartina geografica rovesciata, l'attore Alessandro Renda, che fa Marco Lombardo, no? E che ragiona sulla corruzione, che ahimè... era dell'Italia del 200 ed è ancora dell'Italia dei nostri giorni. Su questo siamo un po' monotoni, devo dire, come italiani. Non abbiamo uno scarto di fantasia. Qui lo scarto di fantasia abbiamo provato a farlo noi. La figura di Matilda nel Purgatorio terrestre l'abbiamo incarnata in Greta Thunberg. In realtà Greta, con tutti gli adolescenti del mondo, ci sta dicendo che il paradiso terrestre ce lo stiamo giocando completamente, lo stiamo avvelenando, no? Ogni giorno. E allora c'è un senso di veggenza in Dante che arriva fino a questo simbolo dei nostri giorni, che è Greta Thunberg. Thank you so much. Grazie davvero. And well, we will come back to Marco Edermanna and we'll introduce the show that will be presented at the Annenberg. But for now, I turn to Isabella Spiegel, and as Professor Del Soldato mentioned, she is an alumna of Penn. She earned a BA in psychology and a minor in theater arts and consumer psychology. She attended our courses at Italian Studies and traveled to Italy thanks to the Amici Prize of the Center for Italian Studies last summer, where we also visited with Chris Cruz. And in fact, these pictures bring back memories, wonderful memories of that experience. So I turn to Isabella Spiegel. Thank you, Isabella. Thank you all. Going back through the pictures, I was really touched and feeling really nostalgic for that time. I really fell in love with Ravenna. It's so quaint and incredibly amicable, and you walk through its streets and you feel the energy of so much history and culture. And I absolutely adored my experience with the Cantiere Dante project. I was blown away, specifically for the Purgatorio show in my case, by the mutual respect, commitment, and investment that the teatro had with its participants, and vice versa. People came from all realms of life, as you heard, to participate and dedicate themselves to this long-term project. They would be young, old, from all different kinds of jobs and ranges of experiences with theater and knowledge of Dante, and yet they would all come and rehearse for hours on end, for months on end. And even internationally, they came in, you know, from the US and elsewhere in Europe and even in Africa. And it was beautiful to see how hundreds of people were so willing to spend that time and show their respect for culture and for art, simply for fun, you know, to do theater. So that was amazing on the participant side. And then from the teatro side, it was amazing to see their respect for their participants. You got a glimpse of it, but they invited so many people to participate from so many walks of life, and to see the teatro's ability to accept so many different cultures and introduce criticisms and contrasting opinions by incorporating contemporary verses and lines crafted
and written by participants themselves about their personal experiences, and how that was all interwoven with Dante's 13th century verses, you know, to prove how those verses written 700 years ago still resonate today with people from around the world with different experiences. And we saw some pictures of it, but that was most clearly evidenced in one of the scenes of The Wrathful, where lines were recited by locals in Italian to foreigners in various different languages, whether it be French or Romanian or English. And it just demonstrated, you know, in this specific scene, how corruption still exists in current politics on a local and international level. And it was incredibly thought-provoking and rewarding to see this openness to different perspectives and various voices and different kinds of personal experiences all through the lens of art. And that is a huge priority to the Albe, and kind of as we were talking about earlier, how trying to show that Dante is one of our contemporaries. And I will end by saying and talking about the rito, or the ritual, that would happen every night before the show that really touched me. It was essentially every participant would stand around an enormous circle in the garden before the show, and everyone would recite lines and perform exercises together, you know, to warm up, and it would all be in synchrony. And it just proved that we are all interconnected kind of through, you know, the range of experiences, not only in the present by everyone who was there, all different kinds of people, but also connected with our history and our past and Dante, and how, you know, all of that interconnection is very powerful. So it was an amazing experience, if you couldn't tell. Thank you, Isabella. And as said, another student will be next summer in Ravenna for Paradiso. And so we're looking forward to this. But there are more now about more pictures about actually the show, which will be presented at the Annenberg. We are really so happy that Marco and Ermanna will come back. They were here last February. So they will interact with students, with workshops and participate in classes. And they will present Fedeli d'Amore, Love Faithful, which was written by Marco Martinelli and is interpreted by Ermanna Montanari. Sì, qui vediamo delle immagini di Fedeli d'Amore. In scena ci sono Ermanna e Simone Marzocchi, con la sua tromba dal vivo, e invece in cabina di regia tutto il suono è gestito da Marco Olivieri, che manda le musiche di Luigi Ceccarelli. Quindi è un'operazione sulla voce e suono assai complessa, perché è costruita su più livelli. Il testo che ho scritto racconta di Dante negli ultimi istanti della sua vita terrena, a Ravenna, appunto, nel settembre 1321. È andato a fare una ambasceria a Venezia per conto dei signori della città, è tornato ammalato di malaria, di febbre malarica. E quindi i quadri che si sviluppano del testo raccontano di questo momento fondamentale nella vita di un uomo, del passaggio alla soglia, no? Passare la soglia che ci dà oltre al di là del mistero che siamo. E, ci sono varie figure, sì, no? Sì. Tutto inizia al buio, con una piccola fiammella di luce solo su di me, e inizia con un suono immersivo, perché la platea, gli spettatori, sono immersi nel suono. Tutti i diffusori sono intorno, e quindi è come se avessero il suono e la mia voce nelle orecchie, e io inizio in dialetto, inizio a so in da partot, sono dappertutto, e su una didascalia scritta dice è la nebbia che parla.
nel senso che non ci sono solo gli umani al capezzale di Dante, ma c'è la nebbia, c'è il diavolo del rabbuffo dentro al fosso e c'è anche un asino. Questo asino, tutto in dialetto, in realtà danza e balla e canta un rap, tutto in dialetto. Me, a suo proprio me. E inizia così, manca la tromba, è un dialogo tra la voce e la tromba di questo asinello. Questa è proprio la postura, no, di Ermanna, che sta facendo l'asino, quindi tutto così, e parla, ed è un asino sbruffone, un asino crociato, che dice che ha trasportato Dante, lui che ha trasportato Dante, lui che trasporta il mondo e lui che trasporta i grandi. Ed è un po', non so, una delle parti più divertenti di questa, di questa preghiera, di questa orazione, di questa reverenza che noi facciamo a Dante. Questo rap che faccio con l'asino, ne faccio anche un altro all'interno, forse ancora più evidente, che è il diavolo del rabbuffo, che appunto dice rabbuffa, dai, rabbuffa, rabbuffa, dai, rabbuffa, che è questa invettiva contro la ricchezza, sì, e rabbuffa dice arricchisci in questo modo, ti arricchisci in questo. Allora, il rap in realtà me l'hanno insegnato degli adolescenti della Nicholas Sen a Chicago, perché io non ho mai amato il rap, non volevo nemmeno ascoltarlo, per me era spudoratamente politico e maschile. E invece poi, quando sono andata a lavorare con questi adolescenti alla Nicholas Sen, e io avevo proposto un canto, loro proprio non hanno gradito, hanno detto adesso ti facciamo sentire noi qui come si fa, e hanno cominciato. A quel punto mi hanno chiesto di combattere, anch'io ho fatto una grande piroetta e tenuta per minuti e minuti, e ci siamo tanto innamorati che loro mi hanno insegnato il rap, io ho insegnato loro questa danza della giovinezza, appunto, dei monaci tibetani. E adesso il rap è entrato di prepotenza e di violenza, no, nei nostri lavori. E Fedeli d'amore è questo, e, ecco, è un proprio multimedialità scenica. Tra, sembra all'inizio, la prima foto sembrava come quasi una vetrata, no, di una cattedrale medievale, infatti ci sono le ombre in scena, e questo invece è tutta una questione che riguarda la borsa contemporanea, perché appunto le varie figure non hanno il senso del tempo, ma il tempo passa in questa maniera spiralesca in questo spettacolo, dal 1300 fino al 2020 o 3000 e chissà quanto. E queste fotografie in realtà rendono molto quello che è lo spettacolo, perché se vedete il mio corpo non c'è mai tutto intero, ma è sempre, manca sempre un pezzo, no? Qui mancano le gambe, da un'altra parte mancano le braccia, da un'altra parte si vede a malapena la faccia, insomma, è un corpo a pezzi, un corpo d'amore a pezzi, come quello di Dante, no? Che è smembrato nella sua grandezza, nella sua meraviglia, e viene assunto proprio come parola, come musica, come canto, e noi oggi è un nostro contemporaneo, così noi lo riveriamo, insomma, facciamo riverenza a lui e possiamo, e lui ci permette di essere cantato. Thank you very much. This was great. And now, as a graduate chair of the Italian section, it's my honor and pleasure to invite our graduate students to ask a few questions to Marco Endermanna. And I think that the first one will be Samantha Gillen, Giulio Genovese. Thank you, Eva. And thank you so much, Ermanna and Marco, for being with us here today. My question is if your vision of the project has changed because of COVID, and what might these changes mean for the project in the Paradiso staging? And I was thinking the same, specifically about the collective nature of the Cantiere Dante, since the Paradiso is a less physical cantica, but rather more ethereal.
Do you think that virtual tools like the one we are using right now can be beneficial for the representation, or do you think that the physical presence of the audience remains fundamental? Ahimè, noi pensiamo ancora che la presenza fisica sia fondamentale. E quindi questo Covid deve finire. Non abbiamo alternativa. Non abbiamo, preferiamo aspettare il 2022 e fare tutta la Divina Commedia intera, anche perché l'ipotesi nella prossima estate non è di fare solamente Paradiso, ma di riprendere Inferno e Purgatorio e di attaccargli il Paradiso. Quindi sarà, se la pestilenza ce lo permette, la Divina Commedia, tutta, integrale. Sarà uno spettacolo di 7-8 ore, dove però il corpo è fondamento. Perché Dante ci insegna proprio questo. Non ci possiamo salvare in questo modo. Possiamo usare i mezzi tecnologici, ma non è la tecnologia che ci salva. È l'abbraccio. È l'essere insieme nella nostra povera carne, in quella incarnazione che per Dante è il mistero della divinità stessa che si è incarnata. E quindi non so se ho risposto veramente bene alla tua, alla vostra domanda, ma noi pensiamo così, ecco, che la pestilenza deve farci un favore, deve finire prima dell'estate del 2021. L'altra cosa è questa. Noi abbiamo usato per tutto il periodo del Covid questi mezzi, no? Che in un qualche modo ci danno continuamente e noi diamo la faccia, no? È come se avessimo bisogno di avere la faccia dell'altro, il corpo dell'altro, ma non è in realtà così. Forse penso che un mezzo molto importante sia la radio e siano strumenti come appunto il CD o i dischi, dove educare, rieducarci all'ascolto. Noi abbiamo messo tutto e stiamo mettendo tutto negli occhi. Questo non toglie il fatto del tatto, no? Il tatto è fondamentale, questo non, per fortuna non viene sostituito, ma forse la rieducazione all'orecchio, appunto a un acustinario, no? Invece che un immaginario, ad abbandonare oppure un po' la nostra ingordigia retinica e a sviluppare quello che sono invece le orecchie e quindi l'importanza alla parola, al suono, al canto e anche alla lontananza, anche a questo buio, no? Perché il buio non è nero, nel buio c'è una possibilità di luce. È questo che pensiamo anche per il Paradiso che andremo a fare. Grazie. Mauro? Abbiamo allora un'altra, we have another question. But I was so enchanted by the words of Marco and Ermanna that I kept thinking of what you just said, Ermanna, which was so wonderful about the darkness, which is not exclusively a darkness. So thank you for this. And yes, we have another question from Massimiliano Lorenzon. Yeah, thank you so much for being with us today. I have a question for Marco. You wrote that the comedy is a big theater. In your opinion, which is the most theatrical cantica of a comedy, and which is the most difficult cantica to perform, to represent? Ma tutte e tre le cantiche sono grande teatro, anche se una tradizione di studi ci dice, e forse anche una sensibilità, che l'Inferno è la più teatrale delle tre, almeno da De Sanctis a Croce e via di questo passo. Io non sono d'accordo con questa visione,
Però se qualcuno si appoggia su De Santis e Croce, io mi appoggio su Ezra Pound e su Thomas Stearns Eliot, che vedevano nel paradiso un vertice assoluto dell'arte di Dante. La più difficile, mi chiedevi, no? Qual è la più difficile? Ma è sempre quella che devi fare. Cioè, quando dovevamo fare l'inferno era quella la prova terribile. Poi ci siamo detti, vabbè, dall'inferno ci siamo usciti, adesso abbiamo il purgatorio, e ci sembrava una prova insormontabile. Anche quella siamo riusciti a superarla, adesso siamo davanti alla bellezza davvero assoluta del paradiso, che non è per nulla noioso, come qualche dantista sostiene. È fiamma pura, è la più erotica delle tre cantiche, perché tutti vibrano di amore, amore, amore. Dante ci mette addirittura una figura come Cunizza da Romano, che era considerata una sorta di Maddalena, di peccatrice pubblica, e lui la mette in paradiso e le fa dire delle parole simili a quelle che Gesù rivolge alla peccatrice. Dice: lei ha molto amato, la sua vita era sotto il segno di Venere, quindi chi più di lei si può meritare questa fiamma d'amore che è nel paradiso e che si conclude con quel verso che è una leggenda, no? Tutti andiamo verso l'amore che muove il sole e le altre stelle. Quindi la difficoltà la dobbiamo superare amando. È solo amando che superiamo le difficoltà della vita e dell'arte. E comunque c'è una grande differenza in Dante tra inferno e purgatorio, che sono camminabili, c'è un cammino da fare e il cammino diventa sì. L'esperienza, mentre invece nel paradiso si salta, si ascende e si salta, quindi non si cammina, e questo ci dice molto anche sull'amore, no? L'amore è uno spreco, l'amore non è una logica perimetrabile, ma è qualche cosa che appunto ci rapisce, e quindi è a questo spreco a cui dovremmo tendere l'orecchio. Noi già ci stiamo lavorando al paradiso, insomma, ma sarà lui a rivelarsi attraverso il nostro studio e la nostra concentrazione. Thank you, this was wonderful again, and we have one more question from Luna Sarti. Sì. Oh, thank you so much for your presentation and for your wonderful work. My question today is more about participation politics in public. Participation in politics represent two recurring themes, not only in reviews and articles, but also in the way you describe your Dante project, and of course, in particular, the Dante workshop, the Cantiere Dante. I wonder if you could comment on the role of the public in the genesis of your project, because I'm particularly interested in the fact that Dante's work must attract different audiences, from academics to theater critics and citizens in general, as you mentioned in the presentation. But is there a specific public you imagine addressing, and who is the viewer you would like to see at the shows? Dante non ha scritto, ecco, partiamo da qui. Dante non ha scritto per i dantisti. Dante ha scritto per l'umanità intera. Ci soccorre veramente l'intuizione geniale di Ezra Pound quando dice Dante is the everyman. Cioè, ogni essere umano è quell'essere umano smarrito in the dark forest, no? Nella selva oscura. Che sia un bambino o che sia un vecchio, che sia un italiano, un americano, un africano. Io ho lavorato sulla Divina Commedia in uno slum di Nairobi con 150 bambini e adolescenti. E quello che ha acceso la miccia con loro è stato dire: che cos'è per voi The Dark Forest? Che cos'è per voi quel bosco di paure, di angosce, di senso di fallimento che potete avere anche così giovani nella vostra vita? E da lì insieme abbiamo reinventato la Divina Commedia. Quindi
avendo ogni volta attenzione che se lavori con un bambino è diverso che se lavori con una signora, una casalinga, se lavori con un adolescente infuriato, no? Oppure con un signore di 80 anni. Ma quello che lega tutta questa varia umanità è che quel viaggio dal buio della foresta, la dark forest, fino alla luce del paradiso, è il viaggio di tutti noi, è il desiderio che ci muove. E prima Ermanna ha detto una cosa molto importante quando ha detto non dobbiamo avere paura del buio. E paradossalmente è nel buio che troviamo una luce che ci salva, no? È proprio nella dark forest che Dante incontra Virgilio, incontra qualcuno che gli tende la mano e in nome della poesia e della bellezza lo aiuta ad attraversare l'inferno. Quindi diciamo che questa è un po' la chiave politica, se vogliamo dire questa parola, con cui noi affrontiamo Dante Alighieri oggi. E poi ogni opera è completata sia da chi la fa, perché ogni corpo, ogni rapporto ci muta, ogni dialogo, se è vero, no? E quindi non passiamo mai indenni attraverso uno sguardo o un sorriso. E dall'altra parte, chi ci guarda, il pubblico, qualsiasi opera venga guardata, ogni opera è mutata, ogni opera è completata dallo sguardo dell'altro. Se noi non riusciamo ad assumere questo nel nostro vivere anche quotidiano, non comprendiamo, credo, niente di Dante, perché uno degli accenti di partenza della commedia, ma proprio del modo, della filosofia, della teologia di Dante, è l'umiltà. Quindi è mettersi in ginocchio, riuscire a comprendere che è l'altro, i molti che ci contemplano, non siamo noi a fare, non è Prometeo, no, l'opera non è questo, viene offerta, ci viene offerta, noi siamo esclusivamente dei medium attraverso cui far passare questo. Questo per noi è l'idea politica di stare al mondo, l'idea politica estetica che portiamo avanti non solo con la commedia, ma con tutto il nostro fare. Thank you, Marco and Ermanna. This was great. And thanks to all of you who join us today and to those who will watch this video. We look forward to welcoming Il Teatro delle Albe and their show, Love's Faithful, Fedeli d'Amore, next year at the Annenberg Center. And if you want to know more about the activities of Italian at Penn, please check our website and our socials, Facebook, Instagram, and Twitter. A presto e grazie ancora. Grazie. Viva! Grazie.